Ciao! Ciao a tutti, un bacio a tutti! Come state? Mai andare a fa spesa all'Eurospin il lunedì mattina. Allora, dopo 850 miliardi di anni, ho scoperto per un caso fortuito che l'Eurospin, al contrario di tanti supermercati che aprono alle 8:30, l'Eurospin apre alle 8. Abbiamo accompagnato Giulia a scuola, dopodiché abbiamo detto andiamo così a mo' di passeggiata, quasi con passo leggiadro, andare a fa spesa, vediamo cosa troviamo. Non ci andate, vi posso dare un consiglio? Non ci andate del lunedì mattina presto, quasi all'apertura, erano le 8:05, 8:10, perché gli scaffali sono vuoti dalla domenica. Il lunedì incominciano a rifocillare questi scaffali, quindi il più delle cose non le trovate. Avrei voluto prendere tanto altro, ma erano vuoti, non potevo sta aspettare, porini. Loro corrono come pazzi, perché ovviamente quando un supermercato ti apre alle 8 arrivano tutti a frotte, no? E questi che si dovevano destreggiare, poverini, tra una corsia e l'altra, tra una babbione e l'altra, uno ero io, che deve prendere la roba, non la trova, quindi gira, controlla e fa, e ti rendi conto di dar fastidio a loro che stanno lavorando. Quindi, se vi posso dare sto consiglio, e due, non ci andate del lunedì mattina alle 8 all'apertura perché trovate un casotto. Erika, che te sei strafogata? Ma allora, vi devo dire la verità. Il Simpli, che si trova a quanti chilometri, amò? 500 metri. No, forse di più. Lì per Simpli. Sarà un chilometro che non ci arrivi. Non ci arriva un chilometro. Io ho il Simpli qua vicino, l'Iper Simpli. Siccome vi ho già detto che a gennaio passerà a Auchan, cioè Conad, io pensavo prima, ma a gennaio mi hanno dato la conferma loro. Anzi, volevo salutare un po' di persone che mi seguono dall'Iper Simpli. Ciao! Perché c'è chi mi segue, mi saluta, io ciao ciao e quindi un bacio. E che ve volevo dire? Ma manco in una seconda vita. Ah, che siccome passerà Conad, non vi dico lo scempio a volte nel cercare, non stanno praticamente reintegrando parecchi prodotti. Io avevo bisogno dello Scottex casa, prezzi assurdi perché c'era quelli contornati d'oro, fatti con bava di lumache essiccata al sole d'inverno, cioè tutti sti rotoli, due rotoli, 4 euro e qualcosa, a me mi sembra ma veramente una vergogna, stanno rincarando, rincarando, una cosa assurda. Quindi cosa ho preso? Ho preso Scottex e tutto, come si chiama? Tutto quel panno, è uno Scottex però a panno, come si chiama? Oh, non mi viene tutto, ma tutto per noi. Quelli lì che tu poi li puoi anche strizzare sotto l'acqua, ecco, e quindi ti rimane il panno pulito. È comodo, ma secondo me è uno spreco per l'uso che io comunque ne devo fare. E 1,50 euro, due stitici Scottex, panno tutto, panno carta, come si chiama? Tutto carta, tutto qua, tutto là. Io 1,29 euro, 4 Scottex do suita stamattina all'Eurospin, cioè io lo trovo molto più comodo, no? È questa la convenienza che io cerco. Non posso spendere 4 euro, 2 rotoli regina, 2, 3 euro e qualcosa, 2 rotoli regina, ma 1,29 euro. 4 rotoli, questo volevo dire. Lo stesso vale per i tovaglioli che non trovo, eccoli qua, anche se sono stati ribassati alcuni prodotti o integrati all'interno dell'ipersig, alcuni prodotti, addirittura tovaglioli con lo stesso velo di questo, cioè proprio lo zero dello zero, a 1 euro. Questo costa un po' di più, 1,20 euro mi sembra, 1 euro e qualcosa.
Però ecco, integrano delle cose e mi sono trovata bene con dei prodotti che stanno ribassando spaventosamente proprio perché stanno chiudendo. Ecco, insomma, tanto che ha tirato fuori già il Natale, ve dico tutti, i panettoni, i pandori, chi più ne ha più ne metta, ecco quindi. Comunque io trovo sempre molto conveniente andare all'Eurospin anche perché se io devo prendere una pellicola per il forno, una carta forno, che poi questa c'era solo a fogli, anche perché quella normale non c'era, era vuota, alcuni scaffali erano vuoti, però se devo cercare le convenienze di queste cose io preferisco andare lì. Poi ecco, c'ha anche le 39 centesimi costano i bocconcini di manzo e di tacchino. Due lattine, ne ho prese quattro, sinceramente, ma ve ne faccio vedere due. E, 39 centesimi e il primo prezzo lì all'Ipersimpli, 39 centesimi è uguale. Se tu apri e snusi è lo stesso sapore, cioè cambia la copertina, è la stessa cosa. Quindi in alcune cose io a volte mi trovo bene anche qui se devo prendere qualcosa dei gatti. Avevo preso anche, ma non lo trovo. Ma dov'è? Ho preso il sacco dei croccantini dei gatti, il solito. Perché era vicino al solito, l'ho messo. Là, lo vedete quella busta là? Questi sono i croccantini dei gatti. 1,99 € a fronte di, no, lo stesso prezzo, linea basic, primo prezzo all'Ipersimpli, 1,99 €, insomma, se devo prendere queste cosette così, bene. Ovviamente la convenienza che mi dà l'Eurospin a 99 centesimi, lì non me la dà. Linea basic senza lattosio, cioè quello marchio Auchan senza lattosio, 1,19 €. Poi andiamo a sparare anche fino a 2 euro volendo, ma lì c'è proprio la marca poi che tu vai a pagare, la pubblicità poi, lo stemma, capito? Anche se adesso l'Eurospin ha aumentato dei prezzi, quanto mi dispiace, aumenta perché mi hanno anche detto, io ancora non l'ho vista, ma mi hanno detto che fa la pubblicità alla televisione. A mo' ti è capitato di vederlo? A parte che noi la TV ne guardiamo veramente poca, però mi hanno detto che. Ma santo, so bella sta. Ma paro Minni con sti occhiali. Vabbè, però era per darmi un tono. Era per darmi un tono. Che vestava di un sacco di roba. Ecco, ad esempio, io ho comprato la Granarolo, il latte, perché era in offerta a 65 centesimi a fronte dei 79 centesimi fisso. Amo, 79 o 75? No, 79 è aumentato. E a questo punto anche la Lidl è imbattibile perché te costa 65 centesimi il latte. Poi ovviamente 65 centesimi ho preso quello della Granarolo, solo che ero lì, ho detto sai cos'è, prendiamone. Quindi in alcune cose io sto notando, mentre prima c'era un'offerta totale all'Eurospin, adesso ho notato che ci sono veramente dei prezzi imbattibili nella marca. Come ben sappiamo, la marca a volte non è, non mi voglio adesso incamminare in un discorso perché potrei essere anche flagellata in pubblica piazza, chi crede fortemente nella marca. Io dico che comunque moltissimi prodotti Eurospin hanno una marca. Io l'ho postato su Facebook, ne ho parlato anche, ho linkato a volte e tante ragazze continuano a farlo anche proprio per sostenere questa cosa che molti prodotti Eurospin, moltissimi prodotti Eurospin, dietro nascondono la marca. Non essendo pubblicizzati, costano un attimino di meno, quindi, per questo motivo. Ma adesso stanno aumentando i prezzi perché anche l'Eurospin sta facendo la pubblicità. Quindi quando fai la pubblicità, il prezzo sale. Il prodotto è lo stesso, ma il prezzo te sale. Ecco, questo volevo. Non volevo incamminarmi in un percorso tortuoso, però volevo dire che a volte, Erika, quando è che parli? Mamma mia, come si fa? Capito? Questo che volevo dire. Comunque, andate in dove parlo. Dove c'è l'offerta? Ecco, 1,75 € mi sembra. Ho preso gli abbracci a Giulia e ho preso. Ma come l'ho scaravesciata sta spesa? Ah, eccola. E questi qua invece l'ha presi Michele. Anche perché chi mi segue su Instagram sa che io questa settimana ho fatto in contemporanea sia il ciambellone che la crostata.
spazzolati, capito? Spazzolati, perché a casa mi dicevi che mangi pure tu come un tartufo di montagna. No, è quello che vi volevo dire, che una crostata fatta il giorno prima e il giorno dopo ne mancava tre quarti, capito? Questo vi volevo dire, perché Michele è ghiotto, gli gusta, ci fa colazione, gli piace, c'è dica, certo che se fai le crostatine del Mulino Bianco, no Cicci, stava su un piatto pizza, quelli grossi, capito? Insomma, è sparito qua. Il ciambellone è stato trascinato un pochino di più proprio perché ci si è buttati sopra sta crostata, però è che è finita. Io mo sta settimana cosa ho fatto? Sono andata oggi, il video è quello, e ho preso sia pesca che voglio provare a fare con la ciliegia e queste costano 1 euro e 19 mi pare, 1,20 euro. Quanto costa queste? Oh, alcuni prezzi. Se io dovessi sbagliare a dire qualche prezzo, e voi lo sapete per certo, scrivetemelo sotto perché serve un po' a tutti, capito? A me per evitare di stupidate e voi mi correggete e io abbasso la testa perché tanto è così, sbaglio sicuramente. Però 3 etti e 70 di roba, 1 e 1, 3 etti queste e 70, 3 etti. Ognuno, cada uno, ci si fa una bella crostata. Ecco, e io ho preso anche la ciliegia. Non l'avevo mai preso perché comunque a casa mia vince la pesca. Però Michele ha detto: va, proviamo anche la ciliegia. Ho preso 65 centesimi. Adesso ho preso questo, anche se avevo preso un pomì, mi pare, sì, un pomì, lo stesso, 65 centesimi. Ma anche di meno mi sembra. L'avevo preso qua al Simpli, quindi mi sono presa 2 cartoni di questo un attimo per completare, ecco, per completare una spesa che avevo già iniziato felicemente a questo prossimo chiusura Iper Simpli a gennaio Conad, dopodiché ci sarà la Banca del Rene perché sarà inavvicinabile, sarà inavvicinabile. Allora, 2 pacchi di cracker integrali, ne mostro uno per comodità, 35 centesimi ceci, 35 centesimi le lenticchie. Avevo già i fagioli comprati all'Ipersimpli, quindi anche lì i fagioli costano un pochino di più, però ho preso i fagioli. Mozzarella 2,09 euro, l'ho presa. Poi che vi volevo far vedere, ah, ecco la farina che ho già imbustata appena sono arrivata a casa perché ho sempre paura che si vada a rompere. Questa qui per pizza e questa qui per dolci, ne ho altre due dentro, quindi poi mi serve per fare i ciambelloni, per imbastire, per fa, per di, per cosa? Brise, quanto mi gusta, quanto mi piace la brise. A posto, poi che sopra, ah, 1,19 euro, questo deodorante copri odori. E questo qua, Valeramo, questo è quello che ci piace. Sì, che poi non fa le goccioline, perché c'è una cosa che io odio, che è buono, è una cosa che io odio negli spray, sono proprio quando tu stai in penombra e ti sembra un film romantico, capito? Ti casca giù tutte queste goccioline che mi dà un urto, a me un urto, perché poi macchia tutto il pavimento, mi dà un urto spropositato, quindi questo qua invece non fa la macchiolina. 1,19 euro. Tante profumazioni. Questa è quella che preferiamo. È un po' più muschiata. Cotone de Paranà. Una parannanza. Ecco, questo qua è buono. Poi 1,79 euro. Queste salviette mi rimangono comodissime per pulire. Io, per me queste sono le salviette dell'ultimo minuto. Ecco, la pulizia dell'ultimo minuto. Io le uso queste qua. E quindi le compro. Ce l'hai sulle mani? Sì, era un pezzo che non le prendevo, ecco, non mi ricordavo mai, ma ieri mi sono fatta una lista. Sono entrata ogni stanza e controllavo cos'è che manca, cos'è che manca, cos'è che manca e l'ho preso perché non era possibile. Poi patate, volevo le mie patate rosse, ma non c'erano, non c'erano. E quindi ho preso queste matriciane, non vi so dire il prezzo perché non c'è, non lo so. Sopra l'euro, sempre, sempre, 1,50 euro probabilmente. Poi, novità, al chilo 2,49 euro, una cosa indicibile, mi sono presa per la prima volta in assoluto su questi schermi, su questo YouTube, mi sono presa la patata dolce, questa qui americana, io non l'avevo mai presa, però mi è capitata di vederla nei video,
quando cucinano questi che pastrocchiano. E guardate, ho preso piccolina, non è grande, c'era forte, certi tacchini, ci stava dei patate, ma non l'ho presa. Non ho preso né una delle più piccole perché ci sono molte, sono sfuse prima di tutto, non sono nelle retine, queste sono sfuse, te le prendi tu. C'erano anche più piccoline, ma dopo se ci piace, quindi diciamo che ho preso una situazione media. Poi c'è proprio la sfilazza, il filoncino è grosso, però non mi sono azzardata. Se poi non ci piace, comunque, questo se mi pizzica, c'è la rogna. E comunque, queste si fanno sempre lessi. Ecco, da provare, però sono dolci, quindi vi farò sapere com'è. Se mi vedrete ancora, vuol dire che non mi ha dato fastidio. 15 minuti, Erika, velocizzati. 69 centesimi, mortadellina, la divido tutte le volte che la uso a metà, una parte la congelo, l'altra metà ci cucino, ci faccio i sughetti. È veramente buono e delicato il sugo fatto con la mortadellina, veramente delicato, cambia. Ci potete aggiungere qualsiasi cosa, capito? I piselli, ci potete aggiungere la pancetta, insomma, gli dà un sapore diverso, a me piace molto. 1,40 euro. No, 50, no, e zucchine, 1,19 euro invece, lo so, questa rete, 1,19 euro? Troppi 9 sto dicendo oggi, mi sto confondendo ancora, però non mi sembra che venissero tanto, o 1,50 euro, no, 1,19 euro forse. Un chilo, tre melanzane belle grosse e l'ho prese queste qua in rete. Al simple avevo preso i peperoni che dopo io li lavo, li pulisco, li apro a spicchi, tolgo sia i semini che l'anima bianca, la tolgo, quindi li pulisco e poi li congelo a spicchi. A volte capita un sughetto, voglio dargli un tocco diverso, oppure faccio della carne in padella e voglio dargli un tocco di diverso. Ho in congelatore sempre tutti questi, diciamo, sacchettini che poi alla fine servono per dargli il sapore dell'ultimo minuto. Io ci ho fatto anche un pollo così, dico, porca miseria, avessi avuto, ci avevo comunque le barchettine, poi le faccio tutte a barchettine e mi piace così, e li ho sempre, quindi ho preso solo questi. Uova, non c'era il mio classico paccone che non finisce più, finito, lo dovevano riassortire. Mi sono prese queste qua che scadono il 14-11, mi è sembrata buona come freschezza, diciamo. Il mio inseparabile pan carré senza olio di palma, pan bauletto, questo qui di grano duro. Se è di grano duro, lo ripeterò sempre in ogni video, la cozza sia con me. Sono secondo me il più buono. Verza, la verza, quanto mi piace la verza, tantissima con la patata, la lesso tutta, poi la schiaccio, la patata la tolgo, schiaccio la verza, la ripasso in padella con l'olio, il peperoncino e l'aglio, mamma mia che bontà, e poi ci metto sopra queste patate che nel frattempo ho fatto cuocere già tagliati a tocchetti, quindi vi dico tutto quanto è buono. Poi mi sono presa questi pomodori che erano tutti verdi, abbiamo cercato di prendere quelli un attimino un po' più colorati, 2,19 euro, a me sto 9 non mi piace, però non te li regalava sicuro. Però tutte verdi erano, adesso che poi sono duri e mattoni, adesso questi li lascio fuori, non li metto in frigorifero e li lascio maturare un attimino fuori. Ne ho presi 4, belli grandi, 39 centesimi per Giulio, ho preso questi, quanto gli gusta, gli piace tantissimo questi qui. C'è anche frutti di bosco, oppure solo mela, oppure solo pera. E ho preso mela e banana, non mi sembra che ci sia solo banana, è sempre mela e banana, però ho preso questa, Giulia piace. E a differenza di 1,19 euro, i sacchettini di zucchero di canna, quelli là monodose, mezzo chilo, 89 centesimi, mezzo chilo, sono questi qua già nei sacchetti che la volta scorsa non c'erano, ho dovuto comprare quelli nei sacchetti, mi sta un giorno scomodo perché dopo devo fare tutti questi sacchettini piccoli. Michele ha detto non li mette, cioè non li aprire tutti, facciamo mano a mano che serve, però dopo alla fine ti trovi a dover buttare nella carta tutti questi sacchettini che mi danno urto che non finisce più. 39 centesimi, ah,
dolore. 39 centesimi ho acquistato per voi, ma soprattutto per me, queste bennette, sono mezzo chilo. E gli spaghetti, perché tanto a casa mia vivono e vincono sempre gli spaghetti. Poi 65-55 centesimi, non ricordo, questo 89, cioè allora qual è? Se mi pare questo 65 o 55. Questo cioccolato bianco che piace tanto a Miki, questo che piace tanto a Giulia, tipo Oreo, questi qua, e non avevo mai visto, non ci avevo mai fatto caso, cioccolato al latte con riso croccante, questo qui sempre per Giulia, ma non ricordo il prezzo, ma sempre non arriva all'euro sta roba qua. Poi, olive giganti, queste le ha prese Michele in questo barattolino così, non l'avevo mai visto. Allora, sono tutto il barattolo 560, invece 2,60 le olive, sono 2,60. Amore, il prezzo te lo ricordi, No, adesso Nini? No. Allora, poi ho preso questo 1,76 o 75, questo qui che è molto buono il cuore da Roma. È buono, io prima prendevo un'altra qualità, non mi piace. Questo è buono e poi, come ben sapete, io lo addiziono agli altri caffè che sono già nel barattolone e l'aroma, vi posso dire, veramente acquista un sapore più forte, più intenso, veramente buono. Lo faccio da sempre, una cosa che mi ha sempre insegnato mamma, si comprava 3-4 confezioni, poi si mischiavano e questi sapori di caffè, questo sapore di caffè veniva molto più buono, molto più forte, intenso. E la stessa cosa faccio con questo, faccio con questo. Ve l'ho fatto vedere la patata, la ciapolla rossa? Le cipolle rosse mi sono presa e per 1,49 euro sacchetto dei rifiuti perché Michele è andato in comune a prendere, Michele è andato in comune a prendere i sacchetti della raccolta differenziata. Sapete che mi pizzica il naso, non lo so perché. Vabbè. Lo sapete che il comune, no? Li dà il comune, volendo in giro nei supermercati li trovi lo stesso i sacchetti, però. Diciamo quelli di carta se fa fatica, lì per Simpli non li dà più per una questione ecologica. A volte capitava la spesa dell'ultimo minuto, prendevi un sacchetto di carta che nel mio caso mi faceva comodo per quanto riguardava la raccolta della carta. Mettevo tutto lì dentro, poi impacchettavo e il martedì, che è il giorno della carta, li mettevo fuori nel vialetto. E invece adesso no, non li danno più per una questione ecologica, secondo diciamo la come si chiama? Ah, come si chiama? Boh! Non mi viene. non mi viene. Non lo saprò mai, ma ancora una seconda vita. L'ideologia, come viene? Il marketing, come si chiama? E insomma, sti sacchetti non andavano bene, non erano ecologici, cioè erano ecologici, ma era uno spreco di carta, ecco, secondo la mentalità. Non mi viene, non mi viene. Perdonatemi. Sono le 9:40, perdonatemi. E quindi non li danno più. Dicevi che quindi non è che voi. Ah, ecco, Michele è andato in comune a prendere questi sacchetti, ma ovviamente loro ti danno indifferenziata, plastica, carta e umido, ti dà un blocco. Ogni famiglia ha un blocco di roba. E però quelli dell'umido sono piccoli, sono piccoli rispetto al bidone che loro ti danno, quello marrone che abbiamo tutti. Questi sacchetti sono più piccoli, senza manici, senza niente, ci butti qualcosa un po' di più, sta a rovinare tutto un casotto. E quindi io uso, pagandoli, perché li pago, signori, li pago 1,49 euro questi sacchetti che hanno i manici, li trovo molto comodi, sono molto più profondi, ti permettono di fare il bordo sul bidone stesso, quando tu butti un po' più di roba, gli scarti della verdura, della frutta, insomma quel che è, non ti scende dentro il sacchetto, ma rimane un attimino fuori. Poi ho preso due pesto alla genovese senza aglio ed è scritto, è specificato, anche se io preferisco quelli della Lidl, ma ero lì all'Eurospin e quindi ho preso questo. Poi ho fatto vedere questo, no, manco una seconda vita, questi sacchetti grandi, molto grandi, ma mi rimangono comodi perché hanno cambiato la tipologia, i sacchetti medi sono molto piccoli. Quindi sono costretta a prendere questi grandi, che sono grandi, questo è un pacco di farina che vi ho già fatto vedere, questo è il sacchetto grande, ma cosa vi devo dire? Il sacchetto medio mi entra perfettamente
nella farina, non riesco nemmeno ad annodarlo, invece così riesco. Vi ho fatto vedere tutto. Oh, se non vi ho fatto vedere qualcosa, non l'ho fatto perché non ho voluto farvelo vedere, ma perché non mi sovviene, non mi sono ci ho fatto caso. Questi sacchetti 1,19 euro, ve l'ho fatti vedere, non lo so, 50 per 60. Basta, ho fatto vedere tutto e ho parlato la bellezza di quasi 25 minuti. Perdonatemi. Un bacio, ciao. E se io la faccio, spengo pure. Ciao.